Buongiorno a tutti! イタリアガイドミネです。本日は気になるイタリア女子のお化粧事情を実際にイタリアの街で突撃インタビューをしてみましたので、そちらの動画をお送りしたいと思います。本日の目次ですが、1. イタリアの古都であるフィレンツェの街で美しいお化粧をしている女性たちに街頭インタビューをしてみました。 2. 最後、私イタリアガイドミメがイタリア人女性のお化粧と、さらになんでこんなに日本と違うのかというその背景、文化的、環境的な本当の理由をご案内します。特にイタリア人女性は〇〇を使わないという衝撃的な内容を最後にご案内しますので、ぜひ本日も動画最後までご覧くださいませ。イタリアをはじめヨーロッパに来ると、こちらの女性はすっごく鼻も高く、目も大きく、彫りも深いですよね。でもバッチリお化粧をしている人とすっぴんの女性、両方見たことないですか？なんでこんなにも違うんだろうと街を歩きながら私も時々思うんですね。そんなイタリア人女性のお化粧事情を知るのってすごく興味深い内容ですよね。この動画を見ることで、さらにイタリア人女性の実際のお化粧事情を知ることによって、このイタリアの国をより深く知ることができると思います。イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの生情報や1週間に1度のイタリア生ライブを配信しております。まだチャンネル登録していないという方は、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。そして私ガイドミメが直々に書きました、イタリア旅行200倍満喫する秘訣という無料資料も配布しておりますので、概要欄からお申し込みくださいませ。それでは実際にこのイタリア人のお化粧事情を見てみましょう。ボンジョルノ、ボレボサペレビトルカテトゥッティジョルニシヨノ。Ah, la mattina quando avanzo alle 6 no. No. Sì, oggi non sono truccata, però in generale mi trucco tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. Ok. Ma no, come mai non... Perché faccio l'infermiera, quando faccio il turno di mattina non ho molta voglia di truccarmi alle 6. Poi tanto sei bardato e non ti vede nessuno. Ok, quasi, ok. Però oggi sei truccata. Oggi sì, ci siamo invertite. Allora, volevo sapere come tu ti trucchi, cioè diciamo dopo i pulizi, insomma, mette cosa? Allora, tinta. Ora sto usando una gocce che danno colore, tipo autoabbronzanti. Ah, di Collistar. Quindi questo qui colore è un autoabbronzante, sì. Perché vi piace più... Perché scuro, sì, perché d'inverno sei un cencio. Un cencio. Sì. Uno strato. Ok. E okay. Poi metto il blush. Sì. Non so se ce l'ho ancora. Ok. Dico semplice. Okay. Anzi no, di MAC ora ce l'ho. Ok. Correttore e il mascara di solito. Ok. Fate. E ombretto ombretto. Anche l'eyeliner nero. Liner e basta? Liner, sì. E quindi ora non ce l'hai ombretto? No. Ah, ma no, senti, non l'ho messo. Ovviamente sopracciglia sì. Sì, alla matita delle sopracciglia, giusto. Ok, invece... Io oggi niente. Quindi... Ma proprio zero? No, un po'... Sì. Ah, rossetto addirittura? Sì, rossetto, non lo lascio mai. Anche se con la maschera? Anche con la maschera. Ah, bene. Allora, io metto la crema idratante. Certo. Un po' di correttore sui brufoletti. Ah, ok. E il correttore qua per le occhiaie. Sì. Poi normalmente eyeliner, mascara e esco di casa. Okay. Oggi zero? No, oggi ho messo un pochettino. Colore, perché colore. Non ho gli occhi truccati. Quindi niente mascara, niente ombretto, niente eyeliner? No, così. Ma anche sopraccigli? Sopracciglia sono mie. Ah, però è bello, bello, complimenti. Grazie.
E invece prima di andare a letto, ecco, diciamo come fate la pulizia e poi dopo con allora, che cosa pulite? Allora, struccaggio, ecco, con olio, micellare. Ok. L'acqua micellare. Con cotone. Col cotone. Bene. Poi detergente. Brava. Detergente. Tonico. Tonico. Ripori. Ma e sapone? Sì. Beh, il detergente è il sapone. Ah, detergente, poi non usi sapone. No, detergente. Detergente. Tonico. Basta. Tonico. Crema. No, siero. Ah, siero, metti anche siero. Crema. E poi mi imbalsamano nel letto. A letto. Come Tutankhamon, praticamente. Ok, invece? Anch'io. Io ora il tonico non lo sto usando, ma dovrei. Strucco, okay, detergente, quindi anch'io, di Bioniche di solito. Siero. Okay. E faccio un giorno collagene, gli altri acido ialuronico. Ah. E un giorno a settimana il peeling. Ah, peeling. Un giorno a settimana, sì. Okay. Anche io quello li faccio, ma perché è il mio lavoro, quindi me li faccio una volta ogni due settimane, un po' più profondi. Ho capito, ho capito. E poi niente, detergente, siero, la crema no, io non la metto sopra, e poi vabbè, metto la lunga per le ciglia. Ah, anche. Il, come si chiama, l'olio di ricino sulle sopracciglia che le infoltisce. Ah, ok. Quindi basta, siete abbastanza sì, siete abbastanza ecco, cioè ci prima di arrivare a letto ci vuole ci questo è il viso solo, poi c'è i capelli, il corpo, certo, la crema. Vi tenete tanto, sì. Ci proviamo, certo, proviamo. L'ultima domanda, ma quando uscite mettete crema antiabbronzante? Sì, raggio UVA 50 più. Brava! Io no! Prima volta l'ho sentito! Io tutti i giorni, estate, inverno! Come giapponese! Sì, sì, esatto! E invece, sì, giapponese sempre! Sempre anche estate, se nevica, inverno, mette! Inverno, anche se nevica, anche se piove, tutti i giorni! Invece? No, io no! Io sono del sud Italia e sole... Ti piace Italia, più? Io sono della Sardegna! Ah, però protegge! Ok! Sei bella come la bene! Grazie. Grazie. L'ultima domanda, età, se posso sapere? 30. Io ho 29 ancora. Bene, bene, mo dimostrate bene. Grazie. Grazie. Ciao, grazie, ciao, ciao. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevo sapere, ti trucchi tutto il giorno? Io uso solamente il mascara e il fine settimana mi trucco un pochino più carina, ecco, diciamo. Ok. Però per tutti i giorni solo mascara. Solo mascara. Mm-hmm. Niente fondotinta, no, niente fondotinta, niente terra, no, no, nulla. Nemmeno sopraccigli? Nemmeno le sopracciglia. Ah, ok. Molto nature. Ok. E invece fine settimana come ti trucchi? Fine settimana mi metto un po' di matita, mm-hmm, uso un po' di fondotinta, del correttore per le occhiaie, perché sì. E mascara, basta. E mascara, niente ombretto, cipria, rossetto? No, niente di tutto ciò. Ti piace un po' sì, più molto naturale. Sì, molto semplice, ecco, sì. Ok, sì. Invece la sera, per prima di andare a letto, ovviamente struccante, come usi? La routine, esatto, della skincare. Pulizia. Ok. Ecco. Io la sera prima mi strucco con latte detergente, sì, batuffolo di cotone e tolgo il trucco. Okay. Successivamente mi lavo il viso con una saponetta al carbone attivo. Ah, sì. Sì. Sì, perché mi fa tipo scrub alla pelle. Okay. E poi uso la crema all'aloe vera. Aloe vera, sì. Ok, quindi crema metti solo la sera o anche la mattina? E anche la mattina mi sveglio, mi lavo il viso un'altra volta, i denti, vabbè, tutto, e poi alla fine la crema. Ok, quindi dopo la pulizia direttamente crema, quindi non usi lozione, emulsione, siero, zero? No, no, no. Solo no. La crema? No, non penso di averne bisogno ancora. Futuro, in futuro può darsi. Ok, quindi non ti piace tanto troppo truccata? No, troppo truccata no, okay. Preferisco naturale.
vabbè, andare a ballare, sì. Sì, un andare a ballare. Rossetto, un pochino. L'ultimo dell'anno, Natale, si mette l'ombretto brillantinoso, okay. Del rossetto. Ma solo occasione illuminante. Speciale. Sì, esatto, solo per occasione speciale. Ecco. Ok, ok. Grazie mille. Niente. Ciao. Ciao. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo sapere cosa usi solitamente per uscire, trucchi? Allora, solitamente inizio che metto una base, un primer per far reggere di più il trucco. Ok. Poi fatto alcune giornate, ho solo un correttore per andare più leggera, oppure metto anche il fondotinta per occasioni un po' più particolari. Per esempio, oggi sei solo primer oggi o messa anche fondotinta? Oggi ho messo solo primer e correttore. Ok, correttore dove metti? Sotto? Lo metto sotto gli occhi, uh-huh. Nella zona T del viso. Uh-huh. E ora con la mascherina magari cerco di evitare perché comunque non fa molto bene tenere la mascherina col trucco sotto. Ah, okay. Infatti quando torno a casa cerco di struccarmi subito e poi mi pulisco il viso con un detergente. Ah, ok. Quindi sì. Allora, se metti primer e correttore, poi dopo? Poi dopo passo, metto un ombretto. Ah, metti ombretto. Sì, una matita. Ok. Oppure l'eyeliner. Uh-huh. Poi passo alle sopracciglia. Uh-huh. E poi fisso il tutto con un fissante spray oppure con una cipria. Solitamente uso la cipria però. Ok, ovviamente l'ultima mascara. Sì, poi mascara quello sempre, ecco. E prima di usare il mascara uso il piegaciglia. Ah, ok. Molto, e sì. Per esempio i marchio che te lo utilizzi? Allora, solitamente uso Maybelline. Ah, Maybelline. O Icon o Kiko. Ah, sì. Anche. Ok. Invece la sera cosa dopo detergente? Sì, cosa... metto detergente e una crema idratante o un tonico alcune volte. Ok. Quindi non metti mai tonico? Dell'emulsione, sì, siero. Sì, uso... No, non uso sieri. No. No. Quindi dopo, diciamo, pulizia del viso, sì. Metti crema direttamente? Prima un detergente, poi un tonico e poi una crema. Ok, ok. Sì. Hai marchio che stai utilizzando per cura di viso? Non me lo ricordo in questo momento. No. Qualsiasi... diciamo marchio che si trova. Sì, dipende, okay. Un po', cambio molto spesso però. Ok, ma quando esci ti trucchi sempre o esci anche senza trucco? Molto spesso metto, se non voglio truccarmi, solo un mascara. Solo un sopracciglia. Ecco, mascara e sopracciglia è obbligatorio? Sì, okay. Per me sì. Perfetto, e volevo sapere quanti anni hai più o meno? 20. Bene, grazie, gentilissima, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Vorremmo sapere, voi truccate tutti i giorni? Quasi. Quasi? Sempre. Io sì, tutti i giorni. Te tutti i giorni? No. E ogni tanto te esci invece senza trucchi? Sì. Ecco, sì. Quindi una volta ogni... No, un giorno d'estate esco senza trucchi. Senza trucco. Oggi vi siete truccati? Sì. Ok. Come vi truccate? Tipo da fondotinta o... Metto soprattutto mascara e correttore sotto le occhiaie. E un po' di blush sulle guance. Quindi niente fondotinta? Madonna. Io invece metto il fondotinta un po', cioè tendenzialmente sulle guance. Sì. Poi anch'io correttore, mascara, terra e correttore. Ecco, ombretti? No. Non mi piacciono. Ah sì, mascara è importante. Sì, mascara sì. E mascara, ma rossetto male. Ora? Magari di sera, per uscire di sera sì, però o metto una matita ora. Nude uh-huh. O quello di cacao. Ok. Invece io tu? Mai messo rossetto. Mai messo? Soprattutto ora con la maschera. Ma andare a ballare prima sì? No. Nemmeno? Ah sì? Sì, rossetto no, più altro matite. Ah, matite basta? Invece prima di andare a letto, come curate vostra pelle? Ecco, cosa fate della pulizia, insomma? Mi strucco e metto la crema idratante. Ma si strucchi con... Con un sapone detergente. Sapone detergente, quindi niente struccante, no, niente. Direttamente, anche mascara? Sì. Ah,
e crema e basta. Esatto, uso delle salviettine struccanti, sì, soprattutto per gli occhi, poi un po' di struccante di liquido in crema, sì, tonico e crema. Tonico e crema, ok. Ma emulsione non lo usate? O siero, emulsione, no, non avevo mai sentito? No. Ok, ok. Bene, volevo sapere l'ultima. Mettete per uscire crema antiabbronzante, cioè raggio uva? D'estate, sì. D'estate. Solo d'estate. Sì. Per esempio oggi? No. No. Ok, no, no. Bene. E più o meno vostra età, posso sapere? 20. 20, giovane, bene, complimenti, grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo sapere, trucchi tutti i giorni? Sì, tutti i giorni sì. Ah, solo un pochino, la matita e il mascara. Ok, sì. Niente fondotinta? No. Ah, ha una bella pelle però. Oh, senza sopracigli? Sì. Quindi sopracigli naturale? Ma un pochino accurate, sì, un pochino accurate, sì, ma poco. Ok, quindi non usa né ombretto, no, né cipria, né mascara. Vi piace naturale? Naturale, sì, okay, solo così. Bene. Invece prima di andare a letto, no, cura per la pelle, cosa usa? Ovviamente dalla pulizia, se mi sai. Sì, dire. Latte detergente. Latte detergente. No, il tonico, sì, un pochino. E tonico. E poi un po' di crema sicuramente per il viso, sì. Un po' di crema. Crema, sì. Ok. Non usi siero, emulsione, contorno agli occhi? No, onestamente no. No, bene, bene. E invece, che volevo sapere? Ah, per uscire durante il giorno, mette la crema antiabbronzante, cioè raggio uva? D'estate sì, primavera, estate sì. Ok. Una crema con un po' di protezione UV, sì. Oggi no? Oggi no. Oggi no, inverno oggi non mette? No. Ok. Estate usa SPF abbastanza alto? Sì, sì. 50? Più alto possibile. Almeno all'inizio sì. Perfetto. Volevo sapere età? Se può 37. Grazie mille. Ciao. Ciao. いかがでしたでしょうか。実際にイタリア人女性のお化粧事情というのを街頭インタビューでご覧いただきました。最後に私イタリアガイドミメがこの日本とイタリアの大きなお化粧事情の違いの本当の理由というのを少しご案内させていただきます。まず日本とイタリアのメイクの美しさのキーポイントって全然違いますよね。例えばイタリアの女性のこの美しいメイクというのはポイントメイクですっごくセクシーで個性的に仕上げるというのがテーマになってますよね。ところが日本は割とナチュラルさを大切にして可愛らしさ、これの2つが全くメイク事情の違いを生み出していると思います。イタリア人、特にヨーロッパ人はメイクしてるとすっすごいバッチリ、もうアイシャドウからマスカラからアイラインからね、すごいな、魔女みたいだなって思うようなメイクをしてる人もいれば、街を歩いてるとすっピーンで歩いてる人とすっごい違うのを見たことありませんか？意外とですね、まあ、日本人の女性が街を歩くのにすっぴんで出る方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですが、イタリア人の若い女性も割と高齢の方でも、もうオンとオフをしっかりしている人が多いと思います。だから普通街に出かける時でもすっぴん。いつ化粧するのかというと、夕食に行ったり、踊りに行ったり、映画を見に行ったり、大切な人に会う時。だから踊りに行く時はバッチリ化粧した子が、日中になって普通にこうランチとかに行くのに全くすっぴんで来たりするので、そのオンとオフの使い方をすごくイタリア人はしっかりしているなという違いがあると思います。ここで日本のスキンケアは必ずクレンジングから、もちろん洗顔、そして
化粧水、乳液、そしてクリームからセラムからいろいろ使いますよね。実はこういった流れは日本独特のものだったりします。イタリアでは街頭インタビューの女性たちも言っていたように、トニック、トーニコと言ってですね、お化粧水ではなく本当にトニックウォーターを使います。クレンジングよりもポイント落とし、ポイントメイク落としでそのまま洗顔、さらにすぐにクリームということで、化粧水とか乳液イタリアで買おうと思ってもですね、なかなか手に入らないものなんです。これが最初に言ったイタリア人女性は丸々を使わない、その通り化粧水乳液というのを使わない人がすごく多いんですよね。どうしてこんなにメイクやそしてスキンケア事情が違うのか、別にズボラだというわけではないようです。ここで本当の理由を私がご案内したいと思います。まず要因1ですが、天候の違いなんです。実は日本はすごく湿度があってムシムシしているので、白人と比べると日本人の肌の皮脂量というのは 20%も多いらしいんです。なので洗顔とかクレンジングとか、よく日本は肌をきれいにまずしましょうと言いますが、ダブル洗顔ですよね。ところがイタリアでは皮脂量がですねそれだけ少ないので、あんまり洗顔に力を入れなくても大丈夫なそうなんですね。なので外国のブランドが日本に入るときはそれをまずラインナップを変えないといけないとまで言われています。2、肌の質の違い。実は日本人の方は白人に比べるとこの角質層が3分の2しかないそうなんです。なのですごく薄くて敏感な肌ですから、白人の方というのはね意外と強いみたいなんですね。3、最後に環境の違いがあるんです。日本と違ってイタリアは水道水が硬水です。硬い水と書きます。ですからそんなお水でこの顔をですねいつも朝も晩も洗っていると結構肌もあと髪の毛もねボロボロになってくるんですよね。ですからやはりスキンケアがこれだけ日本人と違うというのは、これだけ文化や環境そして自然のお肌の要因があるということが分かりました。いかがでしたでしょうか。このようにお国も違えばお化粧事情も違うという大変興味深い動画だったと思います。ぜひ皆さんもイタリアに来るときは周りにいるイタリア人女性のメイクにも注目してみてくださいね。本日も動画最後までご覧いただきありがとうございました。これからも動画配信していきますので、また次の動画でお会いしましょう。グラッツェ、アリベデルチ。